io saluto Valerio Rossi, che è con me per questa parte di diretta e per questo approfondimento. Valerio, buongiorno. Buongiorno Manuela e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, intanto partiamo dalle quotazioni del Bitcoin, se sei d'accordo Valerio, per capire un po' se è cambiato qualcosa e dopo parliamo delle prospettive future. In questo momento il Bitcoin sul dollaro è in leggero ribasso dello 0,27, ma siamo a 45.360 punti. Insomma, diciamo che così, in linea generale, poi ripeto, do la parola a te, il Bitcoin non è stato toccato enormemente dalla guerra in Russia. In generale, il mondo cripto che cosa ci sta dicendo in questo momento, Valerio? No, in particolare, diciamo, in questa circostanza particolare molto così, triste, perché ovviamente quando si parla Certo. di guerra si parla sempre di un qualcosa di assolutamente evitabile, se possibile. E sicuramente le criptovalute hanno avuto un attimo di attenzione da parte del mondo intero, perché se non l'avevo capito prima, adesso ancora di più, e soprattutto diciamo la sorpresa è stata proprio della Russia stessa, che nel recente passato aveva comunque contrastato, no, l'affermazione di praticamente di Bitcoin e del mondo digitale in generale. Adesso addirittura siamo arrivati che appunto il ministro dell'energia russo ha deciso addirittura di accettare, oltre ai rubli che citavi tu, anche i pagamenti in Bitcoin. E questa è un'assoluta novità, perché naturalmente prima d'ora c'era una certa riluttanza ad accettare, diciamo, Bitcoin o comunque il mondo digitale come pagamento alternativo al rublo, no? Poi, tornando anche al discorso del rublo, dobbiamo sempre pensare che comunque il rublo è sempre stata una valuta quotata, chiaramente di Certo. importanza minore rispetto ovviamente al dollaro, all'euro, alla sterlina, allo yen, però questa sorpresa per quanto riguarda il fatto che lui vuole farsi pagare, Putin in questo caso, vuole farsi pagare i rubli, non mi sorprende perché in effetti è uno sicuramente degli aspetti probabilmente contrattuali previsti, al contrario magari della narrazione mediatica che dice il contrario, insomma, però io credo che, insomma, è evidente che quando tu hai a che fare con un paese estero si preveda il pagamento quantomeno in doppia valuta, nella valuta di riferimento mondiale, che può essere, non so, un dollaro oppure un euro, e compresa la valuta locale. Quindi E è quello che hanno detto subito tutti, insomma, per aggirare questo ostacolo del pagamento in rubli. I contratti sono in dollari o in euro a seconda del paese di certo, riferimento? e quindi da questo punto di vista quello che è la novità, diciamo, è appunto che anche la Russia ha cominciato così, diciamo, il sistema finanziario russo, per voce ovviamente dei loro ministri, hanno cominciato ad accettare una realtà che diventa sempre più importante, che è appunto la realtà digitale, la criptovaluta, la valuta digitale. Parliamo prevalentemente ovviamente di Bitcoin, perché sappiamo benissimo che Bitcoin è per eccellenza la valuta più importante, la più capitalizzata e anche la più riconosciuta a livello mondiale, non solo in questo caso, in ultima analisi, dell'autorità russa, ma soprattutto delle autorità finanziarie americane e mondiali, che ormai hanno costruito una serie di servizi, di prodotti e di riconoscimento come asset vero e proprio, piuttosto che un aspetto che comunque contiene non solo Bitcoin, ma anche tutto il mondo delle criptovalute, l'aspetto speculativo, perché naturalmente, come tutti gli asset finanziari che sono quotati in un mercato aperto, evidentemente l'incontro tra domanda e offerta determina il prezzo. Certo. Se ovviamente nel caso specifico di Bitcoin ci sono le famose whale, le balene, cioè questi grandi investitori che hanno grandi capacità economiche e che quindi ovviamente possono condizionare in certi momenti del mercato il prezzo in maniera importante, sia
ovviamente in fase ribassista che in fase rialzista. Questo è un po', Ecco, ti diciamo, faccio il focus. subito una prima domanda che si collega all'inizio, no, della nostra discussione. Tu dici, vabbè, in questo contesto, il Bitcoin, è stato autorizzato per i pagamenti, no? A mali estremi, estremi rimedi, mi verrebbe da dire, Valerio, ma al di là di Certo. questo, esatto, perché poi, spesso accade così, no? Che si riconoscano anche delle cose, delle situazioni nei momenti di emergenza, ma quindi è un modo. Si dice, no, questo per aggirare le sanzioni fondamentalmente. Cosa rispondi a questa domanda? Ma sicuramente sì, perché è evidente che diciamo, sia stata una mossa apparentemente azzardata, ma è legittima, perché dal punto di vista, lasciando perdere le questioni ovviamente politiche e di responsabilità in questo conflitto, evidentemente dal punto di vista commerciale è evidente che hanno sfruttato questa situazione, diciamo, purtroppo particolare, per imporre magari delle caratteristiche che erano già note a tutte, comprese nei contratti, quindi parlo del pagamento in rubli. La novità assoluta, come ripeto, è il fatto che hanno così allargato la possibilità di essere pagati in Bitcoin e in ultima analisi addirittura anche in oro. Questo è anche l'ultimo aspetto, quindi quello che sono, diciamo, in termini moderni, definiti i famosi beni rifugio, no? Sì. Potrebbe Precedenza, uno di carattere digitale essere il e uno momento di in cui carattere. effettivamente il Bitcoin, potrebbe diventare, sai che si è parlato più volte, no? Certo. Oro digitale, Bitcoin, bene rifugio, però insomma abbiamo spesso detto che eravamo un pochino lontani dal poter considerare il Bitcoin in questo modo. Potrebbe essere più vicino quel momento? Ritengo di sì, anche perché forse sai che esiste una sigla, no? Che viene definita dal punto di vista economico e si chiama BRICS, no? BRICS, Sì. cioè l'insieme di paesi che hanno fatto degli accordi commerciali chiaramente rilevanti, no? Dal punto di vista economico a livello mondiale, quindi Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. Adesso sembra che addirittura ci sia la T finale con l'inclusione addirittura della Turchia. Questo è uno scenario ovviamente geopolitico assolutamente nuovo e interessante, in cui a causa, voglio dire, di questo conflitto si stanno spostando tutti gli interessi molto a est, quindi vedi anche ovviamente l'interesse che in questo caso la Russia ha a fare accordi commerciali sempre più importanti con la Cina. E se guardiamo anche semplicemente la mappa, no, del mondo e guardiamo l'estensione territoriale della Russia insieme alla Cina, è impressionante. La Russia ha dalla sua una grande estensione di territorio, no, con tantissime materie prime, però naturalmente ha una popolazione proporzionalmente molto ristretta, no? Parliamo di 150 milioni di abitanti, a diversità ovviamente della Cina, che ha un territorio un po' leggermente più piccolo, ma comunque enorme, che però ha 1,5 miliardi di persone, insomma. Certo, Ecco. certo. Ma allora, peraltro siamo in un momento importante proprio sul discorso delle sanzioni, perché si stanno pensando a sanzioni adesso sul carbone, sul petrolio, per ora il gas è stato un attimo, il pagamento, intendo dire, il gas è stato accantonato e quindi ancora di più, no? Credo, Valerio, in questo momento potrebbe essere importante l'utilizzo, la possibilità di utilizzare il Bitcoin. Però la domanda è questa: siamo pronti a far fronte a dei pagamenti in Bitcoin, proprio perché insomma eravamo un po' lontani, no? Dall'utilizzo di Bitcoin in modo massiccio come in questi casi, Valerio. Siamo pronti? Sì, la tecnologia ormai è abbastanza consolidata, ci sono tutti gli strumenti per poter fare soprattutto anche le grandi transazioni, cioè per Sì. importi rilevanti, per cui sicuramente non esiste un limite dal punto di vista tecnologico. Consideriamo ovviamente che al di là di tutto anche l'aspetto informatico, se tu ovviamente ti ricordi,
in questa apertura di conflitto c'è stato anche la questione dell'hackeraggio, no? Certo, A come vari no. livelli che hanno ovviamente cercato di impedire, così, di mettere in crisi il sistema russo dal punto di vista anche informatico. E fortunatamente Bitcoin funziona anche se non c'è l'energia, chiaramente per piccoli periodi, e perché comunque tutto questo asset viene contenuto in termini di algoritmo, no? Che è il risultato ovviamente del conio, del famoso conio della moneta digitale, e viene mantenuto ovviamente nel tempo e quindi non va perso, ecco, quello importante. Quindi il livello di sicurezza e il livello di affidabilità di Bitcoin è sempre stato la sua carta vincente fin dall'inizio, cioè il famoso colpo di genio che citava David Handelfato, Vice President della Federal Reserve nel lontano 2014, che ha semplicemente affermato che Bitcoin è un colpo di genio, probabilmente ci aveva visto lungo, no? Certo. Perché adesso Bitcoin, che è stata la prima, è stata quella che ha aperto prima all'inizio una discussione e una novità assoluta. Adesso ha creato comunque un mercato che, nonostante i recenti ribassi, nonostante tutto, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 2.000 miliardi di dollari, e quindi cioè è tanta roba. Senti, ma come pensi? Ho una serie di domande nella testa che ti voglio fare, cerco di fartene più possibili. Come pensi reagiranno però i canali più istituzionali? Perché sai, no, abbiamo sempre visto un po' di resistenza anche nei confronti delle cripto, forse perché ancora non era diventato un tema più tradizionale come altri, insomma, ancora non si riusciva a inserire, come dire, nelle discussioni rispetto a quelle che si fanno per i mercati tradizionali, eccetera, eccetera. Potrebbero esserci delle resistenze? Beh, tu sai che ovviamente Bitcoin nasce, diciamo per eccellenza, come valore decentralizzato, quindi non dipendente da E governi, da certo, appunto, autorità. per quello. Ma in E qui questo contesto potrebbe cambiare qualcosa o temi sempre un po' di resistenza? ma sicuramente la resistenza ci sarà sempre, perché sono praticamente due poteri che chiaramente sono uno in opposizione all'altro. Però evidentemente il desiderio di acculturarsi anche da parte delle persone in questo mondo nuovo è importante per il contenuto di libertà finanziaria che esso ha proposto fin dall'inizio. No, nel senso che Bitcoin ha proposto di diventare noi la banca di noi stessi, ed è un concetto forte, Certo, ovviamente. certo. Poi, vabbè, l'altra domanda è quella che riprende un po' anche il titolo che vediamo in sovraimpressione. Quindi, ritieni che in questo momento Bitcoin e cripto possano avere davvero un ruolo chiave per quanto riguarda poi le prospettive anche di gestione dei rapporti commerciali a livello economico, proprio nel conflitto in Ucraina? Ma diciamo non così determinante, perché sai che certi meccanismi che regolano purtroppo questo tipo di conflitti sono dei meccanismi prettamente politici. È evidente che comunque ogni guerra nasce sempre da questioni di carattere economico, no? Perché Certo. alla fine, quando si vuole o si cerca una verità più possibile, verosimile, il concetto è sempre: segui i soldi e comprenderai la verità, no? Solitamente. Infatti, diciamo che nel conflitto il denaro c'entra, e come, per un fatto ovviamente purtroppo a livello speculativo da parte, in questo caso, degli Stati Uniti, che approfittano, passami la parola, della situazione assolutamente critica che è appunto questa guerra in corso, per una fornitura di armi, o comunque per una questione meramente commerciale, piuttosto che ovviamente salvare vite umane o preservare naturalmente vite umane, soprattutto innocenti che possono essere i civili. Ok, e poi la domanda puramente più, se vogliamo definirla tecnica, che riguarda proprio le quotazioni del Bitcoin, ma proprio perché in questo momento si sta parlando
parlando di un eventuale ruolo chiave delle cripto. Ecco, poi ti chiedo anche le altre cripto, insomma, prima, adesso stiamo parlando principalmente del Bitcoin come sempre, ma poi l'ultima domanda è quella. Appunto, visto che si sta parlando di un eventuale ruolo chiave per il Bitcoin, per l'utilizzo, no? Che potrebbe avvenire in modo più massiccio, non ha ricevuto pochi impulsi, cioè la quotazione del Bitcoin, cioè non ci si aspettava forse una delle quotazioni proprio più in salita? Hai ragione, in effetti, diciamo, l'aspettativa era quella che, essendo diventato anche da parte russa un sistema o comunque la possibilità di utilizzare Bitcoin per il pagamento, in questo caso del gas o del petrolio, l'aspettativa era quella che potesse comunque avere una rilevanza sul mercato di riferimento, cosa che a quanto sembra in questo momento non è avvenuta. Come mai secondo te, Valerio? Questa è una bella domanda. No, certo, mi rendo conto che non si può rispondere in modo, però Semplicissimo. visto che cioè, in generale il mercato sconta prima, no, delle situazioni, quindi in qualche Certo. modo poi magari vedremo gli effetti poi, no? Quando effettivamente forse sapremo come e quanto saranno, come andranno avanti le sanzioni e di quanto saranno e cosa andranno a colpire, no? Forse anche un po' quella la chiave, quindi di conseguenza come potrebbe essere utilizzato il Bitcoin e eventualmente altre cripto, insomma. Però il mercato in questo momento non sta scontando questi benefici che Certo. potrebbero arrivare, no? Al mondo cripto. Ma facendo un ragionamento ancora magari più approfondito, Sì. secondo il mio punto di vista, verosimilmente, siccome la maggior parte del possesso di Bitcoin, perché parliamo di quello, è nelle mani delle famose balene, delle whale, che Sì. sono prettamente grossi investitori o comunque banche d'affari prettamente americane. E quindi ovviamente questo ha un senso abbastanza rilevante, secondo il mio punto di vista, perché loro hanno, che ovviamente sono il braccio destro, diciamo, del governo, hanno ovviamente la possibilità di calmierare o comunque di comprimere, perché hanno grosse disponibilità di mercato e quindi nella misura in cui c'è un ipotetico tendenza al rialzo, vanno a calmierarlo facendo magari delle vendite e mantenendo, diciamo, il prezzo come sta accadendo in una fase laterale. Vedi che oscilla sempre, diciamo, fa delle punte a 44.000, poi arriva a ridosso di 47.000, poi siamo sempre lì in una fase, diciamo, laterale, no? Quindi Certo. verosimilmente quello che è già magari una richiesta, una maggiore richiesta da nuovi interlocutori che possono essere appunto i russi o comunque coloro che devono provvedere al pagamento, no, di fornitura in corso, e probabilmente vengono calmierati dall'altra parte. Siccome il prezzo si forma appunto tra la domanda e l'offerta, verosimilmente questo potrebbe essere uno scenario possibile. Certo. Senti Valerio, in conclusione, in generale sul mondo cripto, quindi altre criptovalute che vuoi mettere in evidenza, quali spunti interessanti possiamo fornire? Diciamo che ultimamente sono ritornate all'attenzione di coloro che guardano con interesse a questo mondo tutto quello che è il mondo legato, per esempio, a Elon Musk, no? Sì. Quindi Dogecoin, Shiba, eccetera. Poi ci sono anche progetti nuovi, tipo Platin Coin, che è una cosa nuova, è una delle ultime cripto che è stato quotato a dicembre dell'anno scorso, che ha avuto un andamento, se lo vedi a livello grafico, è una cosa Ha avuto proprio inverosimile. un rialzo importante in questo periodo? Assolutamente. Tu fai conto che è stato quotato, c'è stato presentato un white paper il 6 dicembre, diciamo, il primo movimento importante. Addirittura è stato quotato a 10 centesimi, no? Come no, notoriamente accadono quasi tutte le cripto, lo stesso Bitcoin, no? È stato Sì. quotato a 10 centesimi. Adesso te lo dico in diretta, Ok. non spaventarti. Quindi partiamo da questi 10 centesimi di inizio quotazione e siamo arrivati a...
Aspetta un attimo. Sì, vai tranquillo, lasciamo un po' di suspense. Intanto io sono seduta, tu sei seduto, ma tu sei già, e quindi vediamo un po' quanto si è alzato, insomma, quanto si è alzata la Allora, quotazione. te lo dico in dollari. Allora, quota 105.069. Ah, però, diciamo, ben lontani da questi 10 centesimi, insomma, anche se appunto mi hai dato la quotazione in dollari, però, Sì, insomma. no, anche perché questo progetto che ho guardato con grande interesse è molto interessante perché il suo ideatore, che si chiama Alex Reinhardt, che è un Sì? germanico, praticamente ha ideato, secondo me, una questione tecnologica molto interessante e nuova, diciamo, che si chiama minting, no? Noi siamo abituati a parlare di mining, no? Mining che è minare, appunto, come Certo. si faceva una volta nelle miniere, paragonando con l'oro, no? Minting non è altro che una nuova tecnologia che è, diciamo, la somma del sistema di validazione di tutte le criptovalute, che inizialmente era denominata ed è ancora esistente proof of work, no? Sì. E per evolversi in proof of stake, che è, diciamo, quella. Praticamente questo è il mix di tutti e due. Ok, Ed è una chiaro, cosa chiaro. interessante perché la problematica, avevamo già parlato con te, Emanuela, la questione energetica, ti ricordi? Il Sì, come no. fatto. Allora, il proof of stake ha cercato di risolvere i problemi di un consumo eccessivo di energia. Ok. Minting è esattamente l'evoluzione di entrambi i sistemi, cercando di consumare meno energia, ma di avere anche più velocità, più performance, tipica dei sistemi informatici, insomma, perché agevola ovviamente l'incontro Certo, anche di tutti certo. coloro che operano nel settore che hanno bisogno di scambiarsi questo tipo di valore. Ok. Chiarissimo Valerio. Allora, io ti ringrazio moltissimo. Ricorda i tuoi contatti per gli amici che volessero parlare con te, Valerio. Ecco, mi potete trovare su Telegram, Sì? VR Education School, su WhatsApp o chiaramente sul sito VR Finanza Smart Education School.net. Perfetto. Valerio Rossi, formatore e divulgatore digitale, grazie mille per la collaborazione, ti auguro una buona giornata e a presto sulle fonti TV. Grazie Manuela, grazie a tutti e buona giornata a tutti. Grazie.